questi viaggi sono stati scelti con molta cura, nel senso che per noi suonare è molto legato al viaggio, non in generale il discorso di fare un disco, ma anche il discorso di essere in tour è qualcosa che ci porta sulle strade. Della gente che sa amare. Che sa amare. Quindi quando ci mettiamo ad affrontare la scrittura di un disco, mi avevi dato di guardare te, io sto prendendo il tavolo. E quando ci mettiamo ad affrontare la scrittura di un disco, sostanzialmente ci lasciamo ispirare dalla strada che vorremmo esplorare e scegliamo uno studio che secondo noi ha le caratteristiche giuste per realizzare quello che abbiamo in testa. Per il secondo disco è stata l'Islanda perché stavamo esplorando, insomma, le sonorità più del nord Europa ed è stata un'esperienza bellissima perché sono dei posti inimmaginabili che danno delle ispirazioni incredibili a livello di essere presenti in quei posti. In generale il fatto di andare in un posto che non conosci apre un po' diciamo quel lato più recettivo che abbiamo, quindi dalla curiosità si è molto pronti ad assorbire le cose che si hanno attorno e trasferirle poi nel disco. Per la Scozia la scelta è stata proprio legata al fatto che comunque volevamo mantenere quelle atmosfere legate, diciamo, agli ambienti naturali, gli spazi aperti, che in Scozia ci sono e sono ugualmente belli come quelli islandesi, forse un po' meno sorprendenti, ma ugualmente belli. E sporcarlo un po' con un'atmosfera più urbana, più cittadina, metropolitana. Tenendo presente che Glasgow è comunque una città che vive di musica, che trasuda musica in ogni angolo, c'è una strada che è piena di pub, ogni porta si entra c'è qualcuno che suona. Quindi è stato proprio un modo di affrontare un mondo che in Italia non è così, cioè bisogna cercare con un po' più con l'alternativa. Invece lì è proprio tutto molto musicale, è molto normale suonare, anzi ci dicevano i ragazzi che abbiamo conosciuto lì che insomma la domanda tu suoni lì non esiste, nel senso è assolutamente normale, tutti suonano, è un momento della loro vita. E così appunto a stare in una città come questa, a scrivere un disco è una cosa veramente bella, esattamente come era stato bellissimo, insomma, stare in ambienti e spazi apertissimi, senza persone, senza quasi nulla per il secondo disco. Insomma, registrare il disco è una scusa, intanto ci facciamo i giri, giriamo il mondo, facciamo i viaggi. È solo una scusa, immaginiamo posti bellissimi e siamo contenti di farlo. Potrebbe anche trascinarmi al mare. Diciamo che noi curiamo sempre in prima persona i nostri lavori, anche dal punto di vista del packaging, dell'impaginazione, eccetera. Per questo disco abbiamo coinvolto un nostro amico di Reggio Emilia, che è Alberto Bonanni, un illustratore, e gli abbiamo dato in mano il disco e gli abbiamo detto: ok, fai tu, inventati un qualcosa, una specie di racconto che descriva tutti i pezzi. Lui si è inventato appunto questa copertina in cui, aprendola, si ha sostanzialmente una storia che inizia da un naufragio, da una persona che compie un viaggio e poi arriva ad un punto e deve effettuare la scelta. E questa scelta appunto è suddivisa tra due mondi, uno superiore e uno diciamo inferiore. E la copertina finisce lì, lasciando un po' un finale aperto all'interpretazione di chi vuole. Diciamo che come i nostri dischi insomma parlano fondamentalmente di queste cose, poi magari Marco approfondirà, comunque parlano di rapporti di umani, di momenti importanti della vita, di scelte da affrontare, esattamente quest'artwork cerca di fare la stessa cosa. In generale noi sull'oggetto disco ci investiamo molto tempo perché crediamo molto che la musica non sia tanto, diciamo, è distribuibile a livello digitale ed è bello
bellissimo che si possa fare, però siamo ancora molto affezionati al disco fisico, al fatto che è comunque un oggetto che si tiene in mano, che si sfoglia mentre si ascolta, ed è qualcosa che accorcia anche un po' le distanze tra le casse che mettono i suoni e la persona che c'è davanti, e quindi cerchiamo di curarlo il più possibile. Diciamo che tutto quello che è arte visiva, che facciamo video, è comunque curato da Emanuele Sarri qua alla fine. È lui che gestisce tutta quella parte bella di quello che facciamo, che si vede, di quello che si vede. Cominciare senza rimpianti che poi mi pesano. Dunque sì, noi diciamo che sono sempre state collaborazioni, sembra assurdo, ma abbastanza casuali, o comunque che avvengono perché noi ci troviamo in un determinato posto e che poi si compiono perché è bello il fatto che si compiano. E fin dal primo disco, in cui siamo stati un bel po' di mesi nello studio degli amici dei Perturbazione, che avevano questo studio a Torino, e siccome siamo stati, la registrazione è durata un bel po' di tempo, in questo studio sono passati diversi altri amici dell'ambiente musicale, i quali passando e conoscendoci hanno voluto lasciare una traccia. E così è successo un po' anche negli altri dischi. Anche nel secondo disco eravamo in Islanda, avevamo bisogno degli archi, ma proprio per una produzione artistica anche voluta da quello che era poi il fonico e produttore di Sigur Rós, e ovviamente la scelta è caduta sulla Mina, anche perché una di loro è la moglie di uno dei Sigur Rós, che era il proprietario dello studio. E in questo terzo disco addirittura la casualità ha voluto che noi, uscendo in una pausa pranzo per andare a mangiare un panino nel pub di fronte, abbiamo incontrato nello stesso pub a mangiare Chris Geddes dei Belle and Sebastian, e lui incuriosito è venuto nello studio, dove lui ovviamente è di casa perché loro hanno registrato tutti i dischi lì, e ha ascoltato i brani, ha sentito l'ultimo che è Sulla Schiena e ha registrato una sua parte, ha lasciato anche lui una traccia, ma sinceramente addirittura con una naturalezza, una semplicità introvabili in giro. Mi spiace dirlo, ma alcune volte alcuni musicisti italiani per fare una cosa del genere si farebbero pagare, anzi si fanno pagare e sono musicisti emergenti in confronto, no? Quindi invece lui è stato di una semplicità disarmante, proprio, anzi ci ha dato dei matti quando gli abbiamo chiesto ma dobbiamo darti qualcosa, ha detto saremo pazzi. E così anche, non so, la voce le voci femminili sono nate, che ci sono anche in questo disco, sono nate proprio dalla necessità. Ci sono dei brani che scrivo in cui proprio sento la necessità che alcune parole siano interpretate da una voce femminile, proprio perché ci deve essere il confronto, no? Tra le due voci, tra le due parti. E quindi anche lì abbiamo chiesto una cantante che frequentava quello studio, era lì in quel momento, e le abbiamo fatto cantare. Mentre per un brano abbiamo chiesto l'intervento di Jerusa Barros, che è una cantante, non so se è di origine sudafricana, però vive a Palermo, che è una bravissima cantante jazz, con la quale siamo entrati in contatto, e alla fine è nata questa collaborazione proprio perché ci serviva il suo timbro vocale, e secondo me ha dato un'impennata al brano incredibile, cioè l'ha sbalzato in un ambiente tipo Pink Floyd. Tra l'altro una cantante jazz sudafricana che ci prende il pezzo e ce lo butta nell'ambiente Pink Floyd, è incredibile. No, allora, non è che c'è un posto giusto e un posto sbagliato, questo mi piace sottolinearlo, perché non è che per noi il posto giusto sia... alcuni lo hanno scritto anche in alcune recensioni, no? Perché l'esigenza di andare fuori, magari il posto giusto potrebbe essere anche in Italia. In Italia certo ci sono
secondo me degli studi e dei posti bellissimi in cui si possono registrare sicuramente determinate cose. La nostra è una scelta proprio più basata su alcune sonorità che ovviamente noi nel ricercarle andiamo ad ascoltare qualcosa che è già stato fatto e magari ci sfugge qualche studio che in Italia avrebbe potuto ricreare la stessa sonorità, però ci è venuto facile. Poi, come ti dicevo prima, un po' è anche una scusa con la quale abbiamo approfittato per andare in Islanda e in Scozia, che erano due posti che da tempo volevamo visitare. Esatto, un po' è sempre un po' una gita, però è anche il bello, no? Approfitti e intanto secondo me il corpo e l'anima si rilassano e ti permettono di affrontare una registrazione di un disco con la mente che hai quando vai in vacanza, un po' svuotata da tutto. Quindi l'Italia è sicuramente un posto bello, è un posto giusto per registrare, per suonare, secondo me lo è addirittura di più per chi viene dall'estero. Probabilmente l'erba del vicino è sempre più verde, sempre più bella, però diciamo che i posti sono sicuramente belli. È un po' certe volte la società che è un pochino, soprattutto a livello musicale, secondo me tira il freno a mano, perché posti belli ci sono, noi andiamo in giro a suonare, c'è tantissima bella gente, è che ce n'è forse troppa dall'altra parte della bilancia e si fa fatica, però si va avanti. Ciao ragazzi, a presto.